Ciao a tutti e bentornati su Creazioni Digitali. In questo nuovo video vedremo come utilizzare i simboli, una funzione avanzata che consente di effettuare modifiche con estrema rapidità. Il simbolo è un oggetto collegato ad altre istanze di se stesso. Questo significa che modificando una singola istanza del simbolo, tutte le altre verranno aggiornate automaticamente e istantaneamente. Vediamolo subito in azione. Creeremo delle carte da gioco utilizzando i simboli. Inizio tracciando un rettangolo stondato, riempimento bianco, do un leggero tratto nero, attivo scala con oggetto, rinomino subito il rettangolo per evitare problemi di sincronizzazione e visto che lo userò per creare le carte da gioco, lo chiamo sfondo carta. Apro il pannello simboli che non è uno dei pannelli predefiniti, lo attivo quindi dal menu finestra simboli. È un pannello molto semplice. Il mio per adesso è vuoto, ma presto sarà pieno di oggetti. Con il livello rettangolo selezionato, clicco su Crea nel pannello simboli. Abbiamo creato il nostro primo simbolo. Notate che nel pannello livelli viene automaticamente creato un nuovo livello contrassegnato da una barra arancione verticale. Ci torneremo più avanti. Per il momento prestiamo attenzione alla tavola da disegno. I simboli si duplicano come qualsiasi altro oggetto. Quando creo un'istanza, cioè una copia, posso trascinarla direttamente dal pannello simboli oppure duplicarla come già sappiamo fare, trascinando l'oggetto tenendo premuto Alt, oppure ancora usando il comando duplica dal tasto destro. In questo esempio ne creo due. Vedete che nel pannello livelli per ogni istanza ha creato due livelli. Seleziono il livello inferiore per agire direttamente sul simbolo, cioè sul rettangolo. Come vi avevo anticipato, i livelli simbolo sono rappresentati proprio da questa barra arancione verticale, che può essere continua oppure tratteggiata, lo vedremo fra poco. Per ogni istanza viene creato un gruppo composto da due livelli, uno superiore che funge da contenitore e al suo interno il livello che racchiude il simbolo, in questo caso il rettangolo. Seleziono il livello inferiore per agire direttamente sul simbolo, cioè sul rettangolo. Lo ruoto, vedete la modifica viene applicata a tutte le istanze. Ad esempio, aggiungendo degli effetti, uno smusso e un'ombreggiatura esterna ad una sola istanza, viene estesa anche su tutte le altre. Questo perché ogni istanza resta collegata al simbolo originale. Capite quanto questa funzione possa rivelarsi utile, soprattutto nei flussi di lavoro che prevedono l'uso di oggetti ripetuti. Se invece seleziono il livello superiore, quello che contiene il simbolo, quello che siamo abituati a chiamare livello contenitore, le modifiche interesseranno la singola istanza in modo indipendente, senza influenzare le altre. Così riusciamo ad avere il pieno controllo. Ma c'è molto altro e lo vedremo subito. Ad esempio come annidare più simboli e creare elementi complessi. Faccio un cuore, assegno un nome rosso di riempimento. Posso annidare il livello cuore all'interno del simbolo sfondo carta, semplicemente trascinando il livello dentro. Come potete notare, il cuore viene automaticamente replicato in tutte le istanze. Inoltre, qualsiasi modifica apportata alla forma del cuore si riflette su tutte le copie. Scalo, cambio colore, applico gli effetti e ottengo la modifica simultanea. Anche se il cuore non è stato convertito in simbolo, il fatto di essere all'interno di un contenitore simbolo è sufficiente a rendere le sue trasformazioni condivise tra tutte le istanze. Lo notiamo chiaramente anche nell'anteprima del pannello, più esplicativa di mille parole. Il cuore risulta perfettamente integrato. I due simboli sono ora uniti, diventati un unico simbolo annidato. Prima, come ricorderete, veniva mostrata solo la miniatura del rettangolo. A questo punto duplico, scalo il cuore e lo dispongo nell'angolo sinistro. Successivamente creo un'altra duplicazione per posizionarlo anche nell'angolo destro. Infine, con una duplicazione multipla,
ottengo i due cori da collocare agli angoli inferiori, completando così la composizione con equilibrio e simmetria. Come potete vedere nel pannello livelli, tutti i cori sono stati posizionati all'interno del contenitore simbolo. Questo qui è il cuore centrale, che posso sganciare in qualsiasi momento, ad esempio portarlo all'esterno per lavorarci separatamente, oppure trasformarlo in un simbolo autonomo e poi reinserirlo all'interno del contenitore. Posso anche creare simboli a partire da un gruppo di livelli. Ad esempio, seleziono questi, li raggruppo e rinomino il gruppo come cuori. A questo punto, dal pannello simboli, clicco su Crea. Il gruppo viene trasformato in un simbolo e posso inserirlo all'interno del contenitore simbolo, proprio come abbiamo fatto in precedenza. Questi sono i simboli annidati. Se voglio che uno o più istanze non seguano più le modifiche del simbolo originale, disattivo la sincronizzazione dal pannello simbolo. Abbiamo il tasto in alto, sincronizzazione, così è disattivata. In questo modo l'elemento diventa un oggetto autonomo. Ora posso modificarlo liberamente senza influenzare le altre istanze. Come vedete, posso modificare liberamente l'elemento senza alcun vincolo, ad esempio scalo, duplico, fino ad ottenere un 5 di cuori. Nel pannello livelli adesso troviamo una barra verticale tratteggiata, quella di cui vi avevo parlato poco fa, accanto all'icona del gruppo. Questo dettaglio ci segnala che al suo interno è presente un simbolo non sincronizzato, in questo caso il cuore che ho scalato e quindi non è sincronizzato con il simbolo originale. Un altro modo per rendere indipendenti le istanze è utilizzare la funzione scollega accanto a sincronizza. Seleziono l'istanza da scollegare e clicco. Il simbolo anche in questo caso è completamente indipendente. Nel pannello livelli sparisce la barra arancione e torna ad essere un gruppo normale. Nota importante da segnalare: una volta che un'istanza viene scollegata dal simbolo, non può più essere riassociata. Abbiamo quindi due possibilità: creare una nuova istanza del simbolo originale oppure creare un nuovo simbolo a partire dall'oggetto modificato, ed è quello che faremo. Elimino il cuore e, come vedete, rimuovere le istanze non comporta la cancellazione del simbolo dal pannello. Disegno rapidamente un nuovo elemento, ad esempio il seme di fiori, utilizzando tre cerchi e un triangolo. Raggruppo i livelli e rinomino il gruppo come fiori. Creo così un nuovo simbolo tramite il pannello simboli. Vedete che anche in questo caso troviamo la barra arancione tratteggiata a indicare che il simbolo non è sincronizzato, ma a noi in questo caso non interessa perché creeremo un nuovo simbolo. Procedo quindi eliminando i cuori, clicco su Crea nel pannello simboli, creo un'istanza, scalo, duplico e dispongo i fiori negli angoli della composizione. E quindi da un oggetto scollegato abbiamo creato un nuovo simbolo. Vi consiglio di approfondire, di sperimentare come al solito in prima persona queste funzioni, che magari possono creare un po' di confusione. Solo in prima persona si riesce a cogliere esattamente la differenza fra l'una e l'altra. I simboli sono uno strumento incredibilmente potente, soprattutto per i progetti complessi con elementi ripetitivi come interfaccia utente, set di icone o, come abbiamo visto, per le carte da gioco. L'uso di simboli annidati poi moltiplica le possibilità di organizzazione e modifica. Vi aiuteranno a mantenere i vostri progetti coerenti e le vostre modifiche rapide e soprattutto veloci e indolore. L'uso dei simboli si traduce indubbiamente in un risparmio di tempo, ci evita di dover modificare manualmente lo stesso elemento più volte. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se avete domande o dubbi, lasciate pure un commento qui sotto. Abbiamo a disposizione anche la community, potete eventualmente lasciare un post all'interno, risponderò volentieri. Non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima, ciao!